Eccoci, siamo ritornati in diretta sulle fonti TV per l'ultima mezz'ora di questa mattinata Real Time Analysis. Il protagonista assoluto di questo focus è Renato De Carolis, trader e formatore. Naturalmente io lo introduco e gli do il benvenuto. Ciao Renato, grazie come sempre per essere qui con noi sulle fonti TV. Buongiorno, buongiorno, eccolo. Buongiorno, buongiorno Valentina, che sorpresa, piacevole sorpresa. Hai buongiorno, visto, buongiorno. Sì, c'è stato un cambio in corsa tra me e Manuela e quindi niente, ci dobbiamo insomma adattare e soprattutto chiudere con il sorriso questa mattinata e chi meglio di te insomma. Sempre, una mattinata... sempre con sorriso. Bravo. Positivi. E poi qua, mamma mia, sui monitor, qui tutto a rialzo, c'è voglia di rischio, propensione a rischio in questo momento, insomma, e tutti a dire, ovviamente, sta iniziando il rally di Natale, vedremo, insomma. Ecco, ma ecco, visto che l'hai citato, io te lo chiedo subito, perché tu mi stravolgi tutta la scaletta, ma questo rally di Natale, cioè, ci sarà effettivamente, e ti spiego meglio qual è l'interrogativo, perché in realtà abbiamo visto i mercati che hanno performato a rialzo praticamente durante tutto l'anno, ha senso parlare di rally di Natale? Qui, allora, io Valentina uso grafici giornalieri, sì. Mi piace vivere alla giornata, quindi non ti saprei dire neanche la prossima come saranno i mercati, anzi a tal proposito ci sono appuntamenti importanti, gli ultimi fuochi d'artificio sui mercati sono proprio tutti concentrati settimana prossima quando ci sarà meeting Fed BCE, sì. Bank of England, Banca del Giappone, Svizzera, altri dati macroeconomici, quindi ancora è tutto da vedere. Certo è che quella che era stata la preoccupazione di questa nuova variante, soprattutto lato vaccini, perché oramai ne abbiamo purtroppo conosciute diverse forme di, sì, varianti del virus Covid-19, questa invece ha preoccupato, preoccupa ancora, non è che è finita questa situazione, questa incertezza relativa al fatto che se i vaccini siano efficaci o meno contro questa nuova variante. È lì che è un po' spaventato i traders, gli operatori del mercato, poi aggiunto dal fatto che Powell, a sorpresa, perché non ce l'aspettavamo, in un'audizione presso il Congresso americano ha cambiato, è passato quindi dal team, come amano dire lì negli States, di chi era a favore di un'inflazione temporanea transitoria, ha detto adesso non lo è più, la situazione è cambiata e bisogna agire. Quindi ecco perché l'appuntamento della settimana prossima di con la Fed, con Powell, che vedete è stato appena fresco della conferma, lo avremo lì quindi a fare la conferenza stampa dopo il comunicato per altri 4 anni, quindi dovrebbe annunciare una riduzione degli acquisti mensili che sono, sì, stati lanciati, 120 miliardi, una cosa mai vista prima, un'iniezione di liquidità incredibile, aveva detto 15 miliardi. Dopo le parole dei giorni scorsi, bisogna fare più in fretta, gli operatori si aspettano che una volta terminato il tapering, la riduzione di questi acquisti, si possa procedere con un rialzo dei tassi, di interesse, ma già a partire dalla prima metà del 2022? Questa è la grande domanda, il grande interrogativo riguarda le tempistiche oltre che le modalità. Questa è una bella domanda, Valentina, e lì bisogna anche vedere un po' come si muovono i traders, gli investitori, sì, rispetto a quelle che sono proprio le aspettative, perché lo sappiamo, i mercati giocano d'anticipo, sono più veloci della luce, quindi ecco il famoso detto buy on rumors e sell on news, quindi devono già cercare di anticipare. Vedremo se mercoledì prossimo Powell darà qualche indicazione in tal senso. Lui nell'ultimo meeting aveva associato la possibilità di un rialzo dei tassi di interesse al mercato del lavoro. Ha detto: la Fed, ricordiamo, ha un duplice mandato, stabilità dei prezzi e massima occupazione. Stabilità dei prezzi in questo contesto storico, hanno detto lasciamo che vada pure, lasciamo che possa sfogare e andare oltre il 2%, che è il target della Fed nel medio periodo, ovviamente. Sì. Ed è andato molto al di sopra del 2%, anche quella core depurata dagli elementi più volatili come energetici e alimentari. Concentriamoci sul far tornare gli americani alla lavoro. E i dati di venerdì scorso non sono stati positivi, anzi meno della metà di quello che ci si aspettava, 550.000 la media, diciamo, del forecast, è uscito invece intorno ai 200.000. E Powell ci ha detto: fino a quando non c'è massima occupazione non possiamo alzare i tassi di interesse. Poi
Ha detto l'inflazione adesso ci sta sfuggendo praticamente di mano perché quelle che erano i famosi termini che stiamo imparando a usare in questo contesto, colli di bottiglia, strozzature, problemi alle forniture, rialzo delle materie prime, con questa poi variante potrebbe ancora di più amplificare questo problema di questa inflazione che sta sfuggendo oramai sempre più al controllo della banca centrale. E di solito nelle misure convenzionali, come frenare l'inflazione alzando i tassi. Quindi è un periodo bello pieno, pieno, Bello pieno di intenso, possibili eventi che certo. potrebbero portare rialzi o ribassi. Quindi attenzione, in questo momento è evidente, Ma c'è è, boh. secondo me è anche interessante, visto che, come giustamente sottolineato, settimana prossima ci sarà di tutto e di più per quanto riguarda gli appuntamenti delle banche centrali tra Fed e BCE, analizzare anche un pochino le mosse dei grandi istituti centrali, perché tu hai detto giustamente, Powell ha sottolineato l'importanza e l'esigenza di agire presto, di avviare subito il tapering, mentre per quanto riguarda la Banca Centrale Europea, dalle parole di Christine Lagarde, non avvertiamo tutta questa fretta. Secondo te, Fed e BCE, che fino adesso hanno proceduto un po' di pari passo, a partire del 2022 prenderanno strade un pochino diverse? Sarà interessante giovedì con il Sì. meeting BCE vedere, perché ora come ora si dà per scontato che andrà ad esaurirsi, a chiudersi, scadenza naturale, il programma lanciato per fronteggiare la pandemia, emergenza pandemia, che ha la sigla PEP. E quindi a marzo dovrebbe concludersi. Giovedì la Lagarde ci dirà qualcosa in merito a cosa, come intende poi, cosa intende fare la BCE dopo questo marzo, quindi ci saranno probabilmente anche nuove proiezioni riguardo crescita e inflazione, e anche qui c'è un bel punto interrogativo, dovrebbe essere più accomodante, insomma, ancora la BCE, anche in base a quelli che sono stati i messaggi della stessa Presidente e anche altri esponenti importanti. Il rialzo dei tassi è spostato più in là, diciamo, rispetto a quello che è gli Stati Uniti. Però attenzione, perché il programma di acquisto di titoli di Stato è importante per l'Italia e i paesi periferici in generale. L'abbiamo visto che cresce subito qualche tensione sui rendimenti italiani e lo spread di conseguenza con quello della Germania, se non viene annunciato qualcosa che possa far stare tranquilli i mercati. La novità, tornando invece a Powell, Sì. è che noi sapevamo, Valentina, ok, l'abbiamo vissuto, prima ondata contagi, febbraio-marzo 2020, i mercati sono crollati e c'è stata un'azione comune da parte delle banche centrali. Tagliati i tassi, immissione di liquidità, la Fed che è diventata banca centrale del mondo, non solo degli Stati Uniti, in quel Vero? momento ha stampato dollari come non mai. E in qualche modo anche io dicevo, vabbè, tanto ci sarà questa nuova variante, i vaccini ipotizziamo che non funzionano, scossa emotiva, panic selling, sell off, però poi c'è sempre la banca centrale, i governi pure sono intervenuti in maniera importante a sostenere questa situazione, quindi iniettando nuova liquidità sui mercati. È cambiata questa situazione perché Powell in questo momento dice no. Con la nuova variante potremmo essere nella condizione di dover alzare i tassi di interesse. Quindi questa, secondo me, è la grande novità Novità. per quanto riguarda lo scenario e gli scenari che abbiamo vissuto in questi ultimi anni. Ecco, e a proposito di novità proprio dell'ultima ora, perché ovviamente contano sulle decisioni delle banche centrali anche i dati macroeconomici che vengono resi noti, insomma, giorno dopo giorno, dobbiamo analizzare l'indice ZEV delle condizioni economiche tedesche, perché era previsto un 5%, il precedente era di 12,5%, invece dobbiamo sottolineare qua un bel rosso meno 7,4%. Ecco, come interpreti innanzitutto tutto questo dato e quali ripercussioni possono verificarsi proprio in seguito a questo dato? Sì, quello che tu hai citato è current condition, le Sì, current situazioni condition. attuali, quindi si vede che l'impatto di quello che sta succedendo con il numero di contagi ai livelli storici, come non hanno mai visto in Germania,
ha inciso su questo dato. Mentre per quanto riguarda il sentiment index, quello un po' sì, verso il futuro, diciamo quella che è la proiezione, è sceso dal precedente 31,7, che indica comunque che l'effetto, l'ottimismo, diciamo la positività in Germania è svanita, è venuta meno, però è uscito un 29,9 sopra il 25,1 previsto dagli analisti, quindi in qualche modo si è salvato lì. Se no il current condition è brutto, perché da più 12,5 ci si aspettava sì una discesa a 5, ma addirittura è uscito meno a 7,4. Abbiamo vissuto anche il cambio di governo in Germania, che tra l'altro così oggi certo è stato presentato. Secondo te, ecco, su questo dato, sull'economia tedesca in particolare, la questione che tu avevi citato dei colli di bottiglia, della carenza di microchip, visto che l'economia tedesca si gioca molto, insomma, sull'automotive, sulla tecnologia, sull'elettrico, ecco, quanto può influenzare? Sì, no, è importante, ha risentito, non a caso la Germania era l'indice che anche recentemente correva meno, sottoperformava rispetto magari per esempio all'Italia, quindi ha decisamente risentito. Hanno anche un problema inflazione maggiore rispetto magari ad altri paesi, dove lì, e quindi vediamo, si parla anche di chi dovrà prendere il posto di Weidmann, che si lascia il suo incarico per fine 2021 in anticipo, e vedremo anche chi sarà la persona. Si stanno facendo diversi nomi, che ovviamente dovrebbe essere sempre un falco, comunque ora come ora si parla di qualcuno che ha una posizione anche più morbida rispetto a Weidmann, e lì come sempre poi la signora Lagarde, Madame Lagarde, dovrà moderare tra le varie aree, insomma, tra chi vuole magari una politica più aggressiva, restrittiva, e chi invece dice no, siamo ancora in piena emergenza, quindi vedremo. Germania indubbiamente ha una situazione particolare, però anche noi facciamo il tifo per la Germania, perché l'export italiano, per esempio, verso la Germania, siamo interconnessi in qualche modo con gli amici e amiche tedesche, insomma, in qualche modo. Sì, certo, insomma, in quanto locomotiva d'Europa, se va bene la Germania, vuol dire, insomma, che anche tutto il resto del carrozzone può proseguire. Così come anche la Cina ci interessa, insomma, in qualche modo. Che in un mondo interconnesso, assolutamente dobbiamo fare il tifo per tutti, questo sì. Renato, io direi di passare adesso all'analisi dei tuoi grafici, partendo dall'indice della volatilità, perché, come mi accennavi, ci sono delle novità rispetto a settimana scorsa. Sì, perché rispetto proprio a una settimana fa, al collegamento che avevo fatto martedì scorso, l'indice della volatilità, e vado a condividere come sempre grafico giornaliero ai Kinashi. I grafici ai Kinashi sono molto simili alle candele giapponesi, c'è una formula che li differenzia, che prende in considerazione i dati della seduta precedente, che rende i trend più lineari, e quando c'è il cambio di colore anche può indicare se un campanello d'allarme per quanto riguarda la possibile inversione. Il VIX, cos'è il VIX? L'indice chiamato anche della paura, che esprime quella che è la volatilità attesa. Quando c'è volatilità vuol dire che, allora, se i mercati salgono e sono unidirezionali, si sale, si va sempre su; se invece cominciano, sali, scendi, come abbiamo visto nei giorni scorsi, in questo inizio di mese di dicembre, con questa nuova variante abbiamo visto giornate molto positive, poi giornate altrettanto negative, quindi quella è volatilità. Se c'è volatilità vuol dire che c'è preoccupazione, un andamento non proprio positivo, e c'era stato questo movimento al rialzo che ha visto il massimo toccato nella seduta del 3 dicembre a 35,32, che però adesso è rientrato, e già nella seduta di ieri c'è del rosso, e oggi una candela ancora più accentuata in una seduta che in questo momento vede a $23,69 meno 12,87, ma questo è normale, insomma, per chi conosce il VIX sa che è facile vedere performance a doppia cifra. E questo grafico conferma quello che sta succedendo sull'azionario, c'è voglia di rischio, quindi effettivamente anche da qui abbiamo delle conferme che potrebbe durare, potrebbe ancora avere vita lunga, non riesco a dirlo perché io uso grafici giornalieri, però anche da qui abbiamo indicazioni positive per l'azionario, quindi tutti quelli che sono gli asset rischiosi. Vedete un po', questa è la figura,
quando c'è stato il crollo della prima ondata contagi, vedete come è schizzato alle stelle il VIX, è poi rientrato. Questa è la base al giù, guardando verso su del grafico, da dove più volte ha rimbalzato. C'è stato questo aumento di volatilità nelle ultime settimane e adesso questa candela già doji rossa. Candela doji sono le candele dove apertura e chiusura sono praticamente sullo stesso livello, quindi equilibrio tra rialzisti e ribassisti, che oggi però i ribassisti stanno decisamente prendendo il controllo della situazione e quindi buone notizie. A questo punto le vediamo sui grafici degli indici americani. Ieri Dow Jones più 647 punti, più 1,87%, e ieri c'è un po' il grafico capovolto del VIX in qualche modo, doji verde, lì doji rossa. Candela verde già confermata, perché questo è riferito all'indice di ieri, e il future indica in questo momento una possibile partenza ulteriori più 300 punti, 0,85%. Quindi si chiude, almeno a giudicare da questo grafico, che ovviamente non lo coloro e disegno io, se c'è una verde sul grafico daily vuol dire che nei time frame più bassi è già partita una inversione di tendenza al rialzo. Quindi in questo momento sembra essersi esaurita la spinta ribassista, che ha visto dal massimo storico dell'8 novembre al minimo del 1 dicembre 7 punti tondi percentuali di correzione. Adesso si prepara a ripartire, sembra, proprio dallo stesso supporto da dove qui con candela verde già il 23 settembre, ma quella decisiva 14 ottobre, l'indice è andato a fare i massimi storici. Quindi c'è questo intreccio di analisi che sono tutti a favore di una possibile continuazione di questo trend che adesso si sta vedendo in questi giorni. Faccio vedere anche lo Standard & Poor's, dove sì, ieri è stata... Standard & Poor's, e poi ti devo un attimo interrompere perché c'è una richiesta da un nostro telespettatore, ma prosegui pure Standard & Poor's e poi sentiamo la domanda di Alberto. Sì, Standard & Poor's che ha confermato questa candela verde, torna a condividere allora il grafico. Quindi ci sono anche qui le premesse per un cambio di direzione e guarda che coincidenza, messa, tracciato il supporto su questa chiusura più bassa del 2 dicembre, linea proiettata indietro nel tempo va a riprendere quella che in precedenza è stata la resistenza sui massimi storici. Quindi graficamente parlando è un livello valido da cui si può pensare effettivamente ad un cambio di direzione, si punta a nord verso quella che è la resistenza sui massimi storici. S&P che come vedete dal massimo top assoluto toccato nella seduta del 22 novembre al minimo del 6 dicembre ieri ha fatto 5% giù e oggi questa verde, quindi S&P che anche in questo caso sembra aver creato le premesse per un cambio del trend al rialzo. Perfetto, allora Renato, ti rivolgo la domanda di Alberto, che innanzitutto ringrazio per seguirci anche in un giorno che qui a Milano è festa, cioè il 7 di dicembre, Sant'Ambrogio, quindi presente anche a Sant'Ambrogio Alberto, che ringrazio nuovamente, ti chiede di analizzare due titoli, ovvero Prysmian e Amplifon. Vabbè, qui è abbastanza semplice perché quasi tutti allineati al rialzo, molte candele verdi si sono viste nella seduta del 1 dicembre, alcune sono partite subito a rialzo, altre no. Prysmian, attenzione, su Prysmian c'è del verde ai chinasci. Guardiamo il grafico giornaliero, viene da questa tendenza ribassista dopo la candela rossa del 23 novembre sul livello di resistenza 35,14 euro, ha prodotto questo movimento a ribasso di 5 punti percentuali tra il 24 novembre e il 30, poi si è stabilizzato e oggi si vede del verde, siamo a 33,52 euro più 1,58. Vado a tracciare quella che potrebbe essere una possibile linea di supporto sulla chiusura più bassa del 3 dicembre, vedo tra questo gruppo di candele, estendendo indietro nel tempo, eccola lì, vedete che coincidenza, va a riprendere quella che è stata una situazione di resistenza. Ricordo che nell'analisi tecnica resistenza violato diventa supporto e viceversa, quindi qui è stata una bella resistenza con candela rossa e chinasci, poi da questo supporto, lo stesso da dove era ripartito qui, è arrivato su quest'area di resistenza
resistenza, ma in questo caso Aikinashi, il grafico Aikinashi, ha detto no, qui non è ancora arrivato il momento di invertire. Effettivamente vediamo che è andato più sopra sui 35 euro. Da lì poi c'è stata questa flessione e oggi la verde prende come riferimento questa resistenza praticamente di settembre. Quindi si stanno creando i presupposti, bisogna attendere la conferma a fine giornata per questa inversione al rialzo, il cui primo obiettivo potrebbe essere a questo punto la resistenza verso i 35 euro. Mentre l'altro titolo era Amplifon. Amplifon più 2, boom boom, e anche qui Amplifon ieri ha toccato un nuovo minimo di periodo da quando è apparsa questa candela rossa l'11 novembre sulla zona di resistenza 46,20 euro, quasi 9 punti percentuali prendendo come riferimento il prezzo di apertura ufficiale della seduta successiva alla candela che indicava la possibile inversione, e oggi c'è questa verde. C'è questo supporto, sembra aver invertito il trend un po' prima, quindi, e che comunque, vedi qui, guarda, è impressionante, cioè io sono anni che vedo questi grafici, però è incredibile come il mercato poi vada a stuzzicare quasi sempre gli stessi, si è sempre lì, quindi da qui con candela verde 17 settembre era ripartito sulla resistenza, da dove con candela rossa qui era sceso, candela rossa qui è sceso, e adesso da qui sembra, attenzione, ci tengo a specificare che parliamo di probabilità, non c'è niente di certo nel trading, anche certo. Una candela verde su un bel fortissimo supporto non è detto che effettivamente fai sempre benissimo a specificare. Ma a proposito di boom boom, di verde, di grandi performance, sì. C'è una richiesta che riguarda anche Pirelli, che sta performando davvero bene. Mamma questa mia, mattina Pirelli 2,65%, sta trascinando Piazza Affari. Cambio gomme per Pirelli, e sì. Devo dire che quelle che ha messo sono fantastiche, quindi se vogliamo usare un po' la terminologia cara a questa società, c'è stata la candela verde primo dicembre con il massimo toccato oggi, che è anche il massimo delle ultime 52 settimane, come vediamo qui in basso, 6,012 euro, 8 e quasi 9 punti percentuali, soprattutto sta spingendo oltre quella che poteva essere un'area di resistenza, che io adesso posso anche cancellarla, perché per me fino a quando non c'è rosso Aikinashi, non appare rosso Aikinashi, per me in questo caso il trend resta a rialzo, e mi sa che adesso dovremo tornare molto indietro nel tempo, e infatti per trovare altri riferimenti, quindi potrebbe essere quest'area qui verso i 6,16, perché vedo che è stata una, lo metto anche qui, quindi verso quest'area che vedo è stato supporto, poi bella resistenza, ma è verde, per il momento è verde, oppure più in alto qui verso quest'area dei 6,58, ma è verde, quindi potrebbe anche giungere Pirelli nuovamente a queste quotazioni, impressionante, qui sto vedendo adesso, questo è un livello micidiale. Sì. Però per varie ragioni potrebbe andare anche oltre. Questo è il bello proprio dei grafici Aikinashi. Quindi fino a quando resta verde uno non si pone neanche il problema se è arrivato il momento di invertire la tendenza o meno. Ovviamente possono essere utili i livelli passati di resistenza in questo caso per cercare di individuare dove chiudere l'operazione, magari uno perché è arrivato con un buon guadagno qui 9 punti percentuali ha fatto praticamente in 4 sedute, e quindi già marcare stretto con quello che viene chiamato trailing stop, ovvero l'adeguamento dello stop in base all'andamento positivo dell'operazione. Quindi bene, devo dire che Pirelli decisamente molto molto bene, siamo a più 9 praticamente con i 6,012 euro. Pirelli che da inizio anno vanta una performance del più 33%, vedo adesso qui. Quindi insomma sì, notevole. C'è un ultimo titolo che ti chiediamo di analizzare, la richiesta di Claudio che vuole Stellantis, e attenzione perché tra l'altro Stellantis oggi ha annunciato il via della nuova strategia tech per cui punterebbe a guadagnare circa 20 miliardi di ricavi annui dal 2030, ma come dici tu veniamo all'oggi, la situazione di oggi. È partito un trend bello positivo su Stellantis, candela verde, c'era stato un primo accenno di verde il primo dicembre, un po' come su Pirelli, però quella giusta, stavo interpretando male, perché vedete la freccia è messa dopo questa qui, candela verde, che
Valentina, vedi, cioè non li faccio io questi grafici, guarda, è impressionante. Candela Verde, stesso livello da dove il 21 luglio con questa verde il titolo era ripartito alla Sì? volta verso i 18,75, 18,50. Da qui adesso sembra ripercorrere lo stesso, rivedere più che altro lo stesso film. Sì. Per il momento ha prodotto con il massimo toccato oggi a 16,728 euro, 3,60% dall'apertura della candela. No, ho visto bene allora, perché la freccia è questa, vuol dire che da qui è partito. Quindi ho aspettato, anche perché probabilmente quella candela 5,68 era una doji, quindi ho voluto attendere, ho voluto essere più prudente, quindi era questa qui, e quindi devo prendere questo, cioè si è spostato allora, perché questo è il riferimento. 5,87, ho sbagliato, quindi mi correggo in diretta. Sì, Quindi sì, sì. questa è la verde, prezzo di apertura del 2 dicembre, infatti c'è la freccia sotto, con il massimo odierno 6 punti percentuali, ma potrebbe ancora non essere finita, perché Finita. in questo momento vedo come la resistenza, un traguardo possibile, quindi 18 euro, da dove a sua volta c'era stata questa discesa invece. Perfetto. Renato, abbiamo veramente ancora un minuto se vuoi aggiungere tu qualcosa. Oil, petrolio, petrolio, Sì, sì, perché sì. c'è ieri seduta fantastica, più oltre 5%. Petrolio che ora come ora sembra che questo movimento possa essere frenato dalle notizie di questa variante che ha portato già a delle limitazioni per quanto riguarda i voli, e quindi segnalo questa candela verde sul supporto di riferimento di 65 dollari e 48, che sembra riprendere questa situazione, soprattutto qui resistenza e poi supporto, un bel livello resistenza, resistenza violato, ha fatto supporto, qui è andato un po' più giù, da qui si creano le premesse quindi per un cambio di direzione al rialzo. Oggi aggiunge altri 2 punti percentuali rispetto a ieri, che già ha terminato le contrattazioni più 5,66%. C'è stata questa flessione dal massimo dell'anno del 25 ottobre al minimo del 2 dicembre di 26, quasi 27%. Ora si riparte al rialzo. Occhio all'ex supporto 75,46, o a quel punto addirittura verso la resistenza sui massimi di questo 2021. No, sicuramente, ecco, il petrolio è il terreno proprio anche di sfida tra Cina e Stati Uniti e qui bisognerà vedere, insomma, con tutte le decisioni anche dell'OPEC Plus che cosa accadrà nell'anno nuovo nel 2022. Renato, io E ti Valentina, ringrazio. scusami, Sì. petrolio che se sale potrebbe ancora di più incidere sul discorso inflazione, che è Certo. come ora. Quindi attenzione anche a questo elemento qui, che stiamo. Assolutamente, assolutamente. Con la correlazione, correggimi se sbaglio, poi anche dell'oro, perché si sa che quando l'inflazione si alza, l'oro come Esatto. bene rifugio ne guadagna, insomma, tutto Certo, giusto. collegato. Giusto, È è tutto un intreccio. tutto un Bello, bello, intreccio, è bello, questo tutto è un bello dei mercati intreccio. finanziari, d'altronde. Va bene. Renato, io ti ringrazio tantissimo Grazie a per te, averci Valentina. fatto compagnia anche oggi e io scappo perché devo andare a casa a fare l'albero di Natale perché qui è tradizione. Però voglio sapere in chiusura i tuoi addobbi natalizi a che punto sono, lì in Puglia. So che mia moglie si sta adoperando per il presepe. Noi cominciamo con Bene, l'illuminazione esterna. Abbiamo già dato da novembre con la casa è tutta bella addobbata, come esterna negli rete di Stati luci. Uniti E che hanno grandi illuminazioni all'esterno e fanno le gare tra la adesso casa e il giardino che è illuminato ci di più. stiamo attrezzando all'interno per il Perfetto. presepe. Quindi stiamo partendo dal presepe, il presepe prima e poi vediamo anche l'albero, insomma. Grazie Benissimo. Renato, grazie ancora per la a tua te, competenza Valentina. naturalmente e Arrivederci. per la tua simpatia. Al prossimo appuntamento qui sulle fonti.